Dopo alcuni giorni di silenzio e riflessione, Luciana Camizzi ha voluto dire la sua sull'avvicendamento a Palazzo del Carmine, che l'ha vista estromessa dal suo assessorato. Abbiamo sentito l'oramai ex assessore che ha dichiarato di uscire a testa alta da una giunta comunale del tutto scoordinata. Abbiamo contattato il sindaco Roberto Gambino per una sua risposta e ci farà sapere nella giornata di mercoledì. Cari concittadini, come avrete appreso dalla stampa, il 10 novembre il sindaco ha revocato le mie deleghe e nella stessa giornata ha nominato altri due assessori, aumentando così la compagine assessoriale da 8 a 9. Il tanto decantato nuovo modo di fare politica avrebbe dovuto consentire ad un assessore tecnico di espletare, di completare le attività che comunque erano in itinere, invece di interrompere bruscamente, senza particolari motivi, la mia attività. Ho vissuto la mia esperienza da amministratore con grande onore e con grande senso di responsabilità, soprattutto verso i miei concittadini. Il mio operare è stato sempre improntato a principi etica o morali che nulla hanno a che vedere con biechi ed opportunistici giochi politici. Sono stata scelta anche in qualità di rappresentante dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti e il mio assessorato tecnico, il mio essere un tecnico, un dottore commercialista ed un revisore legale ha permesso di affrontare le deleghe, anche problematiche più rognose, sempre in sintonia con il sindaco, la giunta municipale e i consiglieri tutti. Evidentemente la mia abnegazione, il mio senso del dovere non sono stati apprezzati dal sindaco. Esco, credo di uscire a testa alta da una giunta negli ultimi tempi era totalmente scoordinata. Spesso gli apprezzamenti venivano fatti solo per il singolo e non per l'operato dell'intera giunta. Voglio ringraziare i cittadini per le innumerevoli attestazioni di stima che ho ricevuto sia da forze politiche che da singoli cittadini. Voglio dire a tutti che il mio impegno professionale, ma anche il mio impegno sociale, continuerà nei confronti appunto della città e della collettività tutta. Resto dalle motivazioni che si leggono nel decreto di revoca, viene indicato, viene fatto riferimento alla mia professionalità, alla mia competenza, al mio senso civico, però per ravvivare lo spirito della giunta è stato necessario sostituire la mia persona. Ringrazio tutti i nisseni e auguro in bocca al lupo ai due nuovi assessori.